A inizio anno nel suo discorso alla nazione aveva puntato sulla pluralità come un elemento di coesione della Svizzera e aveva invitato la popolazione a essere più unita, più coesa. A distanza di 9 mesi, ritiene che il Paese l'abbia ascoltata e che questa unità si sia rafforzata oppure ritiene che le differenze individuali abbiano preso il sopravvento? Io non credo che sia una contrapposizione giusta, differenze individuali. Credo che ci sia proprio una polarizzazione del dibattito, una impazienza verso la ricerca di soluzioni comuni e soprattutto una crescente incapacità di fare un passo indietro e accettare che la propria ragione non sia necessariamente al 100% quella giusta. Da questo punto di vista continuo a essere preoccupato. Se da un lato la pandemia non ci in questo momento tocca così da vicino come nel gennaio di quest'anno, dall'altro lato ci sta toccando da vicino l'approvvigionamento energetico, i prezzi dell'energia, l'inflazione e soprattutto l'insicurezza verso un mondo che non sappiamo bene come sta delimitandosi. E questo polarizza la situazione, creando difficoltà a essere in Svizzera quello che siamo, e cioè coloro che sanno trovare dei compromessi facendo un passo indietro. E io continuo a lottare e continuo a credere che questa sia la via giusta. D'altro lato, ci ha serviti per 174 anni e secondo me ha dimostrato in tantissime altre occasioni di essere questa la via da percorrere. Ecco, oggi il Ticino festeggia il presidente della Svizzera, molti però le rimproverano il fatto di aver affossato la neutralità svizzera. Che cosa ne pensa di questo rimprovero? La Svizzera era e sarà anche in futuro un paese neutro. La nostra neutralità è armata e permanente e non c'è stato nessun affossamento della neutralità, quindi c'è un grande malinteso se qualcuno pensa che questo sia il discorso. Il discorso era se evolvere verso mantenimento di una neutralità in un clima più di cooperazione nell'ambito della politica della sicurezza e della politica estera. Il Consiglio federale ha detto sì, evolviamo verso maggior cooperazione, ma non modifichiamo il concetto di neutralità, lo lasciamo così com'è. Sarà poi la storia, semmai a posteriori, a ridefinirlo, ma noi facciamo una politica concentrata sulla sicurezza con maggior cooperazione e sulla politica estera con maggior cooperazione. Posso fare una domanda? Grazie. No. No.